Però ogni volta che devo iniziare a parlare di me e soprattutto del mio passato è sempre difficile, infatti mi blocco un po'. Importante campagna di informazione, di divulgazione promossa dalla Polisportiva Santa Maria insieme all'associazione Ho un sogno sui rischi dalle dipendenze da sostanze stupefacenti. In che modo? Attraverso la testimonianza di una storia vera, di una testimonianza diretta. Abbiamo ascoltato la voce di Linda che ha raccontato il suo percorso di vita. Allora andiamo a rivivere questa serata attraverso le testimonianze dei vari attori protagonisti. Per me è molto molto importante parlare con i ragazzi perché faccio in modo che una mia esperienza negativa come la tossicodipendenza in un periodo lunghissimo di 10 anni e poi dopo la comunità mi ha insegnato tantissime cose e quindi faccio in modo di trasmettere ai ragazzi l'importanza di alcune scelte che in alcuni periodi della vita, soprattutto magari nella fase dell'adolescenza che è un po' la più tormentata, possono incidere moltissimo sul futuro e quindi magari sapendo i rischi di qualcosa si può prevenire e non andarci dentro come purtroppo è successo a me. Nella società di oggi forse diventa ancora più importante viste le tante distrazioni che hanno gli adolescenti. Sì, purtroppo sì, io sono ritornata dalla comunità da 2 anni, sono ritornata dal paese in cui ero partita, da Geffoni, e purtroppo ho trovato una situazione ancora peggiore di quella che avevo lasciato, quindi per me è ancora più importante dare in qualche modo un messaggio di allarme su queste cose, perché davvero una piccola scelta può salvarti la vita, può cambiarti il futuro. La bellezza della vita la raggiungiamo semplicemente attivando dentro di noi la voglia di vivere, la voglia di combattere ove necessario. E quindi informare diventa fondamentale. Fondamentale perché riusciamo a dire ai ragazzi quanto sia alta la pericolosità delle sostanze, quanto sia alta anche la pericolosità del gioco e soprattutto teniamo alta questa attenzione che purtroppo nel tempo man mano scema in rapporto al momento che si vive. Lei è un esperto nei percorsi di prevenzione, qual è la situazione oggi? Beh, la situazione purtroppo è un po' preoccupante. Quest'anno abbiamo fatto un sondaggio per quanto riguarda la ludopatia ed il risultato per quanto riguarda il piano di zona Vallo della Lucania che circa l'11% dei ragazzi sono a rischio. Questo significa che già per quanto riguarda il gioco l'11% dei ragazzi di 13-14 anni ci hanno detto che regolarmente entrano nelle sale gioco a giocare, che significa che c'è già un atto di illegalità. Per quanto riguarda le sostanze purtroppo si è abbassata l'età di uso soprattutto nelle cittadine, meno nell'entroterra, per cui è fondamentale intervenire prevenendo con l'informazione, dicendo ai ragazzi cosa accade e questo lo facciamo grazie ad un'esperienza di vita, cioè non facciamo i teorici, non siamo frontali, ma cerchiamo di condividere con i ragazzi una storia che è la testimonial che in questo periodo ci segue, che è appunto Linda. Sinceramente mi ha stupito Linda per come trasferisce certi messaggi ai ragazzi. Io credo che una scuola calcio ha il dovere di trattare certe tematiche e di sensibilizzare i ragazzi a queste problematiche. Quindi immediatamente li ho invitati e sono contento del fatto che abbiano accettato subito il nostro invito. Questo può essere l'inizio anche di una serie di manifestazioni, di iniziative nell'ambito sociale che la Polisportiva vuole portare avanti. Ma sicuramente non è l'unica, perché noi in qualità di scuola calcio d'elite dobbiamo necessariamente promuovere queste tematiche. Però credo che a prescindere da quelli che sono i nostri titoli, i nostri riconoscimenti da parte della federazione, noi tecnici, noi società ci sentiamo veramente in dovere di informare i nostri ragazzi che purtroppo certe problematiche fanno parte della nostra società odierna, per cui abbiamo il dovere di metterli in guardia.